Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in quel di Chivizzano per assistere alla nona giornata della Serie di Girone di fronte alle squadre del Giviborgo, schierate con la classica maglia a strisce bianco-rosse, e alla vostra destra dei teleschermi la formazione della Pianese in casacca originale bianconera targata Stosa. Come sempre Rinaldini con il suo destro la mette nel mezzo, primo palo, rete! Uscita a vuoto del portiere. Sì, è uscita a vuoto il portiere e sul secondo palo c'era, vediamo chi, mi sembra Lepri ma non sono sicuro, che al secondo palo solo Soletto appoggia di piatto in rete 1-0 esattamente al... Bello stop di Petti e se ne va a palla al piede. Buongiorno. Entra all'area, alla bassa, ma tocco del Tapinde, non riuscito a dovere. Rinaldini. Bel colpo di tacco di Rinaldini, la mette dentro l'area, Modice. Basso, raso terra, gran confusione, non c'è chi tira la botta decisiva, si libera ancora in affanno, ma molto bene il Giviborgo. Dai, la cicca. Lepri, eccolo! Dai, no, bellissimo! Grande parata del portiere, bellissimo ancora! Grande Bravo. Occasione per il Giviborgo e libera Rinaldini. Stop di Pet, se ne va a palla al piede. Siamo al limite dell'area a 30 metri, 25. Tira la botta. Parata discreta. Ha Bravo, cercato, Rinaldini. Ha cercato il palo destro. Chi prova palla a rigirare. Ancora la riconquista della formazione del Giviborgo con il suo numero 20 Mata, che la mette nel mezzo, attaccato immediatamente. Largo. Che tiro! Che tiro! Bravissimo. Che rete! Gran gol di Menga, si è visto che la palla che rete! Porta, E poi eravamo in una posizione in una posizione ideale per vedere tutta la traiettoria del pallone. Ha sbagliato secondo me il Giviborgo, ha fatto un gran gol, ha sbagliato il Giviborgo nella ripartenza, no? Bravo. La palla è arrivata a Menga che con il bravo suo Gagliardi giro, bravo Gagliardi. No, no, batte Rinaldini, batte. Penso sì, Modice farà la finta e Rinaldini, ecco sì, Rinaldini in porta direttamente, go. Mamma mia, calcio d'angolo, mette a terra, deve saltare l'uomo, prova il cross, bello il cross, bravo Balli. Bella l'azione della formazione della Giviborgo esattamente al 17° del secondo tempo. Mukai si gira molto bene, ritorna lì e ancora il Giviborgo di sinistro la mette nel mezzo, bello, bravi tutti e due. Parata di Balli. Bellissima, 20° ne va molto bene Zini, sulla faccia. Zini. Entra in aria, nessuno. C'è. È un'ingenuità pazzesca del difensore. L'ha fatto entrare dentro l'area e gli ha fatto fare 30 metri senza attaccarlo prima di entrare in aria. È logico che quando sei a 2 metri dalla porta ti viene fatto di contrastarlo e lui appena si è sentito toccare, rigore. È netto. Fischia l'arbitro per a destro, spiazzato completamente. Gran gol. La mette nel mezzo. Sfiora di testa. Ecco qua. Ve l'avevo. No, è fuori gioco. Gol annullato per fuori gioco. Buongiorno in fuori gioco. Aveva alzato però la bandierina subito. Però resta il fa. Era capita che stanno troppo indietro, no? È vero. C'è punizione, ammonito. Se l'ammonisce lo butta fuori. È ammonito per forza. Mi dispiace, Gagliardi è espulso. Gagliardi, il capitano. Capitan Gagliardi costretto ad abbandonare il campo per espulsione. Rinaldini tiene palla, bella palla. Bella palla, se ne va, limite dell'area, solo Soletto. Rinaldini. Tocco per Rinaldini, eccolo. 3-1. Eccolo, Rinaldini. Loro non gli si puoi sono lasciare, non gli puoi lasciare queste palle. No, Rinaldini. Si sono scoperti. Loro si sono scoperti. Beh, giusto che si siano scoperti. Per cercare di pareggiare. 44° contropiede della formazione della Pianese. E rete per minuti il fa, 1-3 2 minuti fa era successo uguale, da Rinaldini che poi preso da Grampi si accascia a terra. Finita la partita, Pianese 3 Giviborgo 1. Bella la partita qui a Chivizzano. Pertanto da Chivizzano è tutto, vi ricordo
che la partita è stata giocata in quel di Ghivizzano, ma la squadra è Ghiviborgo. Un abbraccio da Mauro Rubani e Claudio Minarelli e Moriano Micheli, vi danno un abbraccio e vi danno appuntamento per le prossime occasioni. Ciao! L'allenatore della Pionese, Bonuccelli Vitaliano, che oggi ha passato, diciamo, un'ora e mezzo di massima intensità agonistica su tutti i fronti. Partita molto tirata, partita dalle tribune sinceramente anche bella partita, perché molto accesa, mi ha ricordato molto i tempi passati una volta del calcio. E ho visto una Pianese molto convinta, molto sul pezzo, poi è logico, qualche sbavatura c'è sempre, se no si vincerebbero tutte. Ma la cosa che poi ho visto prima di parlare con lei, che il Livorno ha perso, la Pianese è lì appiccicata all'Arezzo e ormai è rimasta l'unico contrasto serio per questo campionato. Il campionato è sempre lungo. Io vorrei rimarcare il fatto di questi ragazzi, che abbiamo sofferto, perché Ghiviborgo è una buona squadra, una squadra che gioca a calcio. È stata una partita aperta, credo che chi ha visto la partita si sia divertito, squadre che non si risparmiano, squadre che provano a giocare. Abbiamo avuto tante occasioni, le ha avute il Ghiviborgo. Sugli episodi non mi soffermo, perché non, dalla panchina è inutile, non si vede niente, quindi magari uno le rivede e poi decide. Però si può vedere solo al rallentatore. Credo che i ragazzi, soprattutto anche chi è entrato questa volta, ha fatto veramente la differenza. Devo ringraziare tutti, perché hanno fatto veramente una partita tosta, sofferta, un grandissimo primo tempo, una sofferenza negli ultimi 20 minuti prima del 3-1, però io credo che forse alla fine il successo può essere anche meritato. Un successo contro una squadra forte, una squadra che aveva perso una volta sola, non aveva mai perso in casa, quindi siamo contentissimi di questo, dobbiamo continuare. L'Arezzo non è che non lo guardiamo, però se no si direbbe una bugia, lo guardiamo, è lì a due punti, chiaramente i programmi sono diversi, però noi siamo lì, non ci tireremo indietro e cercheremo di fare tutte le partite con l'intensità che abbiamo fatto oggi. La partita è stata piacevolissima sotto tutti i punti di aspetto, tutti gli aspetti, ma quello che io volevo dire, mi è sembrato qualche volta lì dietro ci sia un po' nel gol che ha fatto il Ghiviborgo, abbiamo fatto entrare un giocatore fino a un metro dal portiere e dal centrocampo. Lì forse ho sbagliato anch'io, ho fatto giocare Francesco in un ruolo che non è suo, dopo 70 minuti, 75, era un po' stanco, forse potevo anche rimetterlo dietro e metterci qualcun altro. Sbagliano anche gli allenatori, a volte fanno bene, a volte male, quindi magari è anche l'espulsione, forse era stanca, è stata anche un po' colpa mia, però ripeto, Francesco ha fatto una grandissima partita, il rigore ci può stare, è stato preso sul tempo, è entrato un giocatore forte. Credo che sotto il profilo dell'intensità, sotto il profilo della voglia, della cattiveria, il primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, il secondo tempo abbiamo gestito bene 20 minuti, abbiamo sofferto 20 minuti come è giusto che sia, poi dopo siamo riusciti ad andare sul 3-1 e lì insomma la partita credo che fosse finita. Però devo fare i complimenti a Ghiviborgo, perché è una squadra che si gioca la partita, è una squadra forte, organizzata, e quindi siamo... Non aveva mai perso casa? Non avevamo perso in casa, quindi noi siamo doppiamente contenti per aver battuto una squadra forte. In ogni modo lei si è un po' autoaccusato di aver sbagliato, ma un allenatore che ha 20 punti e 2 punti dalla vetta non credo che abbia sbagliato molto. Io sono abbastanza nelle mie valutazioni anche della partita, poi magari a caldo si può dire anche delle cose che non sono vere, però io le partite dopo le riguardo, io credo di essere abbastanza oggettivo. La partita di oggi, se fosse finita in pareggio, non ci sarebbe stato non sarebbe stato uno scandalo, però credo che la Pianese non abbia rubato niente. Noi giochiamo in questo modo, chiaramente qualcosa concediamo, qualcosa rischiamo, perché i giocatori dietro secondo me sono anche troppo bravi, perché ogni tanto li abbandoniamo, l'ho sempre detto, questo è il nostro modo di giocare, ci piace giocare così, per il momento ci ha dato frutti, speriamo che continuino. Grazie da Teleidea e grazie anche per lo spettacolo che ci concedete tutte le domeniche. Grazie. Bocca al lupo, grazie. Ai microfoni di Idea Plus e Mister Maccarone, che oggi è risultato sconfitto in casa da una formazione della Pianese. È stato anche espulso, pertanto è molto amareggiato. Però io devo farle complimenti, perché ho visto una squadra molto competitiva prima di tutto, molto volenterosa e con qualche pedina veramente di alto livello.
Sì, dai, dispiace perché comunque sicuramente dobbiamo analizzare prima i gol che abbiamo preso noi e questa dinamica che poi farò in settimana con la mia squadra. Dispiace perché comunque eri sotto di 2-0, abbiamo comunque reagito bene il secondo tempo, il primo tempo comunque qualche occasione l'abbiamo sprecata, il gol sicuramente a fine primo tempo ci ha un po' demoralizzato un po' di più, però la squadra ha reagito molto bene e poi mi dispiace, io guarda, lo facevo anche da giocatore, non lo farò anche da allenatore. Mi dispiace che succedano queste cose perché anche oggi ci hanno annullato un gol regolare, con Livorno ci hanno annullato un gol regolare, con l'Arezzo non ci hanno dato un rigore clamoroso. So che fa parte del calcio, però noi andiamo al campo tutti i giorni come lo fa Livorno, l'Arezzo, la Pianese o tutte le altre squadre del girone, e quindi bisogna darci un po' una regolata perché sono ragazzi che danno l'anima come tutti dal lunedì alla domenica, e quindi bisognerebbe avere rispetto prima di tutto, ma di tutti, rispetto, e poi penso mandare anche gente un po' più competente, perché se si mandano tutti qua e ci penalizzano, poi è dura anche andare avanti. Guardando i tabellini prima di iniziare la partita avevo detto che questa formazione era una formazione molto ostica, perché sulle prime 8 partite addirittura 6 pareggi, ma poi con molte volte partita in svantaggio, perché pertanto avevo pensato che sarà una battaglia, e così è stata. No, beh, noi andiamo con lo spirito sempre di giocarci tutte le partite a viso aperto, di cercare di fare il nostro gioco, e per ora comunque siamo disputando penso un ottimo campionato, i ragazzi hanno fatto bene quasi sempre anche oggi, e quindi ho da rincriminare poco. Poi come ogni settimana valuteremo tutto da capo gli errori fatti, perché poi giustamente oggi finisce e da domani si pensa già alla prossima partita. Teledea gli dà un in bocca al lupo grandissimo, la ringrazio moltissimo, in bocca al lupo di nuovo, grazie mille.